Andrea, mi è arrivato un pacco da un'azienda abbastanza famosa. Te lo lancio, mi devi dire ovviamente di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Poi dopo vediamo se potrebbe andarti bene. Sei pronto? Vediamo, è un Adidas. Ma sembra di sì, dai, te la tiro, eh. No, sì, ma guardami quando la tiri. La tiro così? Porca. Però le Adidas sai assolutamente come aprirle. La devo aprire con la chiave lo stesso. No, 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 no. Una delle domande che ti pongo è perché ha la scatola nera mentre quelle premium hanno la scatola grigia? Vabbè, Sarà perché non stavo guardando la scatola? questo, in questo caso lo potevi guardare, non è che... Ma sai la risposta dal punto di vista marketing oppure no? Perché non sono quelle premium, sono delle entry level. Però il nero rappresenta molto bene l'azienda tedesca. Allora, non saprei dirti cos'è, perché ai tempi c'erano le Adistara, mi sembrano, che erano le entry level. Oh, è pesantucchia. È pesantucchia, secondo te quanto pesa? No, allora non è che pesa tantissimo, però sento che la gomma non è di quelle leggere. Boh, 320, 300, Non dai. ne ho idea, come sai non l'ho aperta. Ma 300 grammi. poi metteremo la scritta. Ma secondo te che scarpa è? Faccio fatica perché poi c'è anche la, come si chiama, la suola che è diversa. Non saprei. Ah no, aspetta. No, no, non saprei perché ho toccato qua dietro, ma no. Beh, ti consiglio di guardare la scatola. La scatola, guarda. Non c'è scritto niente. Ah no, ah, la Duramo 9. Direi che questa è in effetti l'entry level delle scarpe Adidas e sono curioso della tua opinione. Ci è stato chiesto di testare anche scarpe di aziende premium, ma l'entry level lo abbiamo fatto. Queste sono state comprate con le pubblicità degli ultimi giorni, quindi sicuramente grazie per tutti coloro i quali ci stanno guardando e spero che questa cosa vi piaccia. Niente caffè, solo con le pubblicità. Allora, sto guardando un attimino, ma sembra proprio una scarpa da passeggio più che da corsa. È fatta in cloud foam, vedo, e in effetti sì, ma non so come spiegarti, ma la schiuma si sente che è morbida, ma pesante, cioè rispetto alle altre. Innanzitutto Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? Dovrebbe E dipende che numero è questo. essere il 9, Allora ti posso dire che posso azzardare il numero in più perché mi sento il collo del piede abbastanza compresso. Aspetta, mi voglio alzare. Sento l'avampiede abbastanza compresso. Andrea, io farei così. Provatele tutte e due e poi dopo ci rivediamo tra 5 minuti e mi dici un po' cosa ne pensi di questa scarpa. Io sto pensando a tua moglie che con tutte queste scarpe qua ti potrebbe ammazzare. Non le tengo a casa, quindi insomma, più o meno riusciamo a gestire la cosa. Va bene, dai, provo anche a mettermi sull'altra e poi vediamo. Ok, a dopo, ciao. Allora Andrea, prima impressione, dopo qualche minuto di utilizzo, cosa ne pensi di questa scarpa? Tra l'altro siamo andati appena a berci un coffee, chiaramente adesso sei ringalluzzito di utilizzare una scarpa di questo tipo. Diciamo che sono forse al sesto caffè della giornata, non benissimo, contando che siamo al pomeriggio. Mi hai fatto venire in mente dolci ricordi di quando ho iniziato a correre. Praticamente lo zio mi diede un paio di sue scarpe da quelle che mia mamma chiama da tennis per andare a correre. Finite quelle praticamente subito dopo qualche, forse un mesetto che le utilizzavo, non andavo a correre 2 o 3 volte alla settimana. Ne avevo preso un altro paio di quelli lì e poi forse
fortunatamente sono entrato nel circolo vizio delle scarpe da corsa. Mi ha ricordato quelle scarpe perché comunque in effetti uno, se deve andare a far jogging, fondamentalmente può andare con qualsiasi scarpa, perché corri talmente poco, c'è talmente poca fase di volo, che anche se peso 80-85 kg le forze sono davvero poche. E quindi a chi raccomanderesti questa scarpa entry, che costa comunque davvero poco, a chi la raccomanderesti? Fondamentalmente, se ti devo dire la verità, nessuno. Cioè, in testa mia, adesso come adesso, se dovessi consigliare la scarpa, direi chi più spende meglio spende, quindi andrei comunque su una scarpa d'atletica, di quelle specialistiche. Questa scarpa, se la dovessi consigliare, la consiglierei a chi va a fare le tappasciate la domenica mattina. Le tappasciate sono quelle gare non competitive che si corrono in campestre, per chi deve andare a camminare. Io mi ricordo quando ho iniziato che c'era il gruppo di quelli che correvano, di quelli i fenomeni che correvano sotto i 5 al chilometro, e il gruppo delle signore che venivano con noi e le facevano la più corta camminando e parlando. Secondo me è una scarpa da talora. Sì, quindi la useresti sicuramente per camminare. E come hai visto la tomaia di questa scarpa? La utilizzerei per una camminata sportiva. Guarda, la tomaia sono stato contento di toglierla, perché comunque il tuo numero, io ho il collo del piede abbastanza alto e mi dà un fastidio tremendo, la sentivo molto fasciante. È una scarpa di quelle che io avrei tenuto quasi slacciata, per dire. Però vabbè, dai, tomaia è, direi, classica, è proprio una scarpa da passeggio, una scarpa per un battesimo da usare quando sei vestito non troppo impegnativo. Tomaia è abbastanza pesantucchia, secondo me dà il meglio di sé in inverno, in estate farebbe un po' sudare il piede. Invece a livello di intersuola, come l'hai vista, sembra comunque abbastanza morbida relativamente. Ma infatti, allora, se la senti da fuori è bella morbida, se poi schiacci all'interno sembra molto più dura di quello che è. Ti ripeto, sicuramente è una scarpa un po' pesante per correre, è comunque poco ammortizzata anche se c'è abbastanza gomma, è una scarpa super se dovessi andare a camminare o per girare città d'arte, per dire. Sì, magari alterni corsa e camminata, potrebbe anche andar bene. Invece cosa ne pensi del battistrada, che sembra comunque, nonostante sia entry, abbastanza carrozzato? Ma sì, c'è abbastanza battistrada, poi conta che comunque sono scarpe per persone che magari corrono a 7 al chilometro, quindi fondamentalmente di grip a terra ce ne serve ben poco, perché alla fine sotto i 4 incominci a sentire magari un po' i sassolini che ti fanno perdere l'aderenza, o il ghiaccio in inverno. Con questa qua a 7 al chilometro ci vai via bene. Invece a livello di tallone, come l'hai visto, e secondo te è una scarpa abbastanza stabile e potrebbe anche andare bene per, appunto, i pronatori? Ma sicuramente una scarpa stabile per i pronatori. Mi stai facendo una domanda un po' così, più che altro perché, non essendo una scarpa specialistica, immaginati te un pronatore con questa scarpa, poi già me lo vedo il pronatore magari da 90 kg, questa scarpa qua la piega all'interno, e guarda, c'è già... Ho delle immagini nitide in testa, vedo proprio gente che prona un sacco anche camminando, sovrappeso, e dici sempre adesso si spezza la caviglia, adesso si spezza la caviglia. Quindi assolutamente per i pronatori non va bene. È ovvio che se devo andare a camminare vale tutto, ma se devo anche mezzo corricchiare, assolutamente no. Poi scusami, conta una cosa, che le scarpe d'atletica le vedo molto durature, una scarpa come questa qua, se sono un pronatore, dopo un mesetto di utilizzo la scarpa cede già un sacco. Invece, per curiosità intellettuale, cosa sono queste protuberanze sulla parte laterale della conchiglia? Ma credo una roba anche un po' più stilistica, credo per proteggere un po' il tallone. Se ti ricordi, le prime scarpe da trail avevano comunque delle imbottiture sui lati, non so per proteggersi da cosa, sia dai sassi, ma tirando le tallonate dietro, perché me lo sono sempre chiesto.
Comunque credo che sia più, ripeto, un fatto di bellezza della scarpa. Comunque si sente c'è più zona cicciosa, o potrebbe essere, non lo so, per rovinarla di meno quando tocchi dentro tra un in camminata, un piede contro l'altro, non lo so. Chiedigli a quelli di Adidas, cioè non è che l'ho fatta io questa. Ultima domanda, poi non so se faremo la recensione completa, dipenderà anche da quante views questo video farà. Ti chiedo, secondo te quanto potrebbe durare una scarpa da 50 euro? No, ripeto, poco, poco, perché non sono fatte per durare, non sono fatte per correre tanto, quindi sto pensando, cioè io davvero parlerei di mesi, qua 2 mesi, 3 mesi e sono andate. Forse potrebbe essere vista come una scarpa di fortuna, se vado via il weekend non sono sicuro di andare a correre, invece dopo mi passa quella cosa di andare a fare mezz'ora, potrei usarla. Ripeto, mi hai fatto pensare quando ho iniziato a correre io dove vale tutto. Però già che stanno seguendo i nostri video, secondo me sanno già che una scarpa così non va bene per uno che vuole correre. Sì, in effetti sono d'accordo. Tra l'altro ci viene spesso chiesto che scarpe suggeriamo. Abbiamo il link di tutti i marchi delle migliori rotazioni, vi suggeriamo di guardare quelli e poi guardare in dettaglio la recensione completa. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.